Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. Sara è l'onore delle donne nella tradizione biblica. In forza della promessa e della benedizione di Dio, Sara è ricordata nella scrittura come sposa e come madre, modello delle spose e delle madri che agiscono secondo il cuore di Dio. In Isaia 51 ella è la madre del popolo, colei che ci ha generato, in quanto tutti siamo figli di Abramo. Nel Nuovo Testamento, poi, Sara è associata ad Abramo come modello di fede. Entrambi hanno avuto fede in Dio, che aveva promesso una discendenza. E la fede fu loro computata come giustificazione. Per la fede, recita la lettera agli Ebrei, Sara ricevette forza per generare, e ciò anche dopo aver oltrepassato il limite dell'età, perché stimò fedele colui che aveva promesso. Per questo, da quest'unica coppia, e per giunta già morta, nacquero figli numerosi come le stelle del cielo. Il Nuovo Testamento insiste dunque sulla maternità di Sara, ma più ancora sulla sponsalità che attraverso di lei risplende nella figura di Abramo. All'interno della coppia, la donna è ancora una volta profezia di sponsalità, come prefigurato dalla Isha dei racconti delle origini. E Sara è modello di sposa buona, ricca di fede, di lealtà e di amore verso il suo sposo. La prima lettera di Pietro, disegnando le relazioni tra gli sposi, sottolinea la centralità della donna per la salvezza del proprio uomo, secondo il disegno di Dio, e proprio in virtù della capacità di essere accogliente e dolce. Quanto avviene nelle storie di Sara, che ne fa lo strumento per l'incolumità di Abramo fin dall'episodio d'Egitto, si ripete dentro ogni matrimonio, in nome della santità della sposa. Dice Pietro, se anche alcuni mariti non obbediscono alla parola, siano guadagnati per mezzo della condotta delle donne, anche senza la parola. Il loro ornamento sia la loro personalità interiore, basata su uno spirito dolce e tranquillo che è prezioso agli occhi di Dio. In questo modo, infatti, un tempo le donne sante che speravano in Dio si adornavano, come Sara. Di essa siete divenute figlie, facendo del bene, libere da ogni timore. E ugualmente gli uomini, abitando insieme alle donne con intelligenza, rendano il debito onore alla persona della donna che partecipa alla stessa eredità di grazia. Così la prima lettera di Pietro. La coppia di Abramo e Sara diventa dunque modello di ogni coppia santa, e la dignità dell'uno e dell'altra è definita, già agli albori del cristianesimo, esattamente come è stato agli albori della scrittura, con pari onore, in quanto entrambi hanno ricevuto amore, redenzione e grazia da Dio. Il predominio dell'uno sull'altra, ancora una volta, non è originario e non è affatto iscritto nelle pieghe del giudaismo e del cristianesimo, ma dipende esclusivamente nella sensibilità biblica dall'ombra del peccato. Come funziona il primo acquisto di cripto su Kraken? Immagina di essere a un food truck che non hai mai provato prima. Ordini subito il panino più farcito di tutti. Probabilmente scegli qualcosa di più semplice e poco costoso. Ecco cosa significa fare trading su Kraken. Scegli fra oltre 200 cripto e inizia con soli 10 euro. Facile, no? Vai su kraken.com e scopri il potere delle cripto. Non è un consiglio di investimento e il trading di cripto comporta il rischio di perdita.